Allora, eccoci qua, ritorniamo Carlo subito in diretta dai nostri microfoni di Radio Pestum e dalla telecamera di Cilento Channel. Allora, abbiamo già lanciato la sigla. Angelo, dici subito gli argomenti forti, soprattutto perché devi fare doppio lavoro, dobbiamo analizzare due giornate di terza categoria. Ti sei preparato? Sì, diciamo che mi sento molto preparato. Allora, io direi, Carlo, di partire subito ovviamente per una questione anche di rispetto nei confronti della società che ospitiamo e dello stesso calciatore, ma anche... E della propria classifica. E della classifica che in questo momento dice che c'è una sola squadra a punteggio pieno e questa squadra è il Caputaque Soccer. Allora, Davide, dici un po' cosa c'è dietro questo risultato. Ma il tanto lavoro, io non vorrei smorzare gli entusiasmi, ma siamo solo alla terza giornata, è vero abbiamo 9 punti, punteggio pieno, però ci sono altre squadre costruite per la vittoria finale, noi siamo costruiti per un campionato che sia migliore rispetto a quello dello scorso anno, quindi non ci nascondiamo, vogliamo almeno i playoff e cercheremo di guadagnarceli sul campo, lavorando e divertendoci come stiamo facendo. C'è un progetto Caputaque, quindi magari triennale, quadriennale, dato il presidente, il nome del presidente, penso sia... Sì, sì, vogliamo l'eccellenza nei prossimi 5 anni. Ah, perché ridete? Cioè, io poi ci avevo pure creduto, però comunque va bene, ve lo auguro con tutto il cuore, Angelo. No, no, sinceramente, ovviamente, è una battuta di Davide. Ci sarebbero... Noi glielo auguriamo comunque, anche se sarebbe un'altra squadra in meno nel campionato di terza categoria, quindi... però, Davide, ieri, prima quando preparavamo un po' la trasmissione, mi accennava a quelli che secondo lui sono gli ingredienti che in questo momento stanno facendo il risultato, stanno facendo fare questo risultato appunto alla vostra squadra. Li vogliamo un attimo analizzare, Davide? Ma si parlava innanzitutto della... società che è seria, che è sempre attenta e disponibile, quasi non sembra di essere in terza categoria, tratta i giocatori quasi da professionisti, cosa che io non ho ritrovato anche in altre piazze calcistiche più importanti di quella in cui sto giocando adesso. C'è un gruppo che si è amalgamato ancora meglio quest'anno rispetto allo scorso anno, sono arrivati giocatori nuovi, importanti, forti, che io stesso non mi aspettavo potessero essere così bravi, mi riferisco a Francesco Agresti che prima ci ha mandato il messaggio, ma Romualdo Coppola, Francesco Voza, non vorrei dimenticare nessuno adesso, che sono riusciti ad integrarsi benissimo all'interno della nostra squadra e si sono fatti voler bene sin da subito. E poi c'è un mister, un allenatore che credo sia di tutto rispetto. Allora, io ti voglio ospite fisso tutte le lunedì, giusto perché parli italiano, abituato con Carmine che magari smuzzica, biascica qualche parola in dialetto stretto cilentano. Mi sei di grande aiuto. Va bene, perfetto, abbiamo ricevuto il messaggio. Angelo, tu prendi il messaggio e recepisci. Quali sono gli altri argomenti scottanti? Dobbiamo trattare l'argomento Real Laura. Angelo, hai fatto magari una ricostruzione. Siamo rimasti l'ultima telefonata in cui Peppe Vigorito diceva c'era stato qualche problemino con Mister Di Filippo, un omonimo solo del mister, e poi è successo quello che è successo. Sì, diciamo che nella squadra del Real Laura è avvenuto questo avvicendamento che non è stato indolore, Carlo, perché praticamente adesso sia all'interno della squadra che della società si stanno registrando ovviamente quelli che sono un po' gli effetti tsunami di questa scelta che, ricordiamolo a tutti gli ascoltatori, è stata quella di a un certo punto convenire con il tecnico di separare un po' quelle che vogliamo dire chi è il nuovo tecnico del Real Laura? Sì, certo, ormai ha fatto anche la prima partita. Il nuovo tecnico del Real Laura è il Giampiero Ugolino, un ex calciatore del Real Laura, una nostra conoscenza, un nostro amico, Carlo, al quale ovviamente facciamo un grosso in bocca al lupo per il lavoro che andrà a fare. E quindi, per quanto riguarda questo impegno, gli auguriamo di portarlo avanti nel miglior modo possibile. Anche se, Carlo, proprio per chiarire un po' questa vicenda e parlare anche di un'altra cosa, noi dobbiamo parlare di due cose con questo nostro ospite telefonico che dovrebbe essere al telefono. Ci sei? Sì, ci sono. Ah, ecco qua. Allora, parliamo con Fiore Mazza, una conoscenza nota nel calcio capacese. Ahimè, nota, ahimè, che è l'unico giocatore che, pur essendo un bravo ragazzo, si deve augurare che i calciatori si facciano male. Scherziamo, giustamente. Allora, Fiore, noi vogliamo, come dire, due cose veloci con te vogliamo dire. Allora, una appunto è legata al Real Laura, questa vicenda ti ha coinvolto anche personalmente, quindi ci dici un po' qual è la tua situazione in merito al fatto.
Sì, purtroppo ero molto legato a Nicola, sono molto legato a Nicola perché Nicola è vivo, quindi sia da un punto di vista calcistico ma soprattutto umano, mi è dispiaciuto tantissimo che per il bene della squadra fosse stato allontanato, quindi di conseguenza ho deciso che avrei opportuno allontanarmi anche io dal gruppo per questo motivo, insomma, senza entrare poi nel mezzo delle corse, delle decisioni della società, però ecco, avevo perso un po' di stimoli per andare avanti. Quindi possiamo anche ufficializzare questa tua, come dire, partenza dal Real Laura? Sì, quello sì. Una domanda solo io, siccome Real Laura passava, abbiamo sempre millantato in maniera positiva il Real Laura come la forza del gruppo, ragazzi che erano amici dentro, fuori dal campo, all'idea di chi giocava, di chi non giocava, cene, l'Harlem Shake del Real Laura, che cosa è successo in quest'anno? Infatti hai colto proprio il segno, Carlo, perché io quando sono arrivato a Real ho trovato un gruppo bellissimo, eccezionale, tutti i ragazzi che si volevano bene, che soprattutto mettere al proprio posto il divertimento, no? E poi dopo i risultati che ovviamente erano conseguenza di tutto questo di questo gruppo bellissimo, è venuto meno quello, quindi per vari motivi che si sa, poi è un gruppo che cresce anche da un punto di vista tecnico, aumenta anche un po' i malumori. Perfetto, allora Angelo, parliamo anche della seconda iniziativa, quella più importante, bella. Sì, Fiore, ci puoi, sì o no, ci puoi già dire dove andrai a giocare? No, perfetto. Perché non ho ancora una meta. Perfetto, quindi aspettiamo questa notizia. No. Allora, Fiore, parliamo di quest'altra iniziativa, invece un'iniziativa tua che riguarda la tua professionalità, la tua professione. Tra l'altro, ce lo vuoi dire in due parole che cosa andremo a proporre nei prossimi giorni, Fiore? Sì, e soprattutto dove? Su Cavazzo del Pallone. Ovviamente. Ovviamente, noi riprenderemo un po' un'iniziativa che era partita già in realtà, mi sembra, un anno e mezzo fa, insieme a Pasquale, cioè l'angolo del fisioterapista, una piccola rubrica curata da me, nella quale parleremo soprattutto degli infortuni più frequenti in ambito calcistico, ma non solo, in ambito sportivo, ecco. Esatto. Partirà credo da gennaio. Fiore, parleremo quindi di infortuni, ma toglimi una curiosità, perché poi ecco un work in progress, Carlo. Parliamo anche di prevenzione o solo di cura e terapia? No, parleremo un po' di tutto, di come gestire la, diciamo, per Matrella, come gestire la situazione riguardante l'infortunio, che può essere ad esempio la lesione muscolare oppure la pubalgia, come cercare di ovviamente curarla e se possibile prevenirla. Quindi faremo un po' un excursus su tutto quello che sarà tutte quelle che sono le maggiori patologie, le più frequenti patologie in ambito sportivo. Una cosa importantissima, Angelo, e anche con te, Fiore, nel senso che soprattutto in categorie come la terza, in cui magari un giocatore ha un male o un piede, si riempie di antinfiammatori così a largo spettro, come diceva il dottor House, magari non cura la parte. Proprio in queste categorie che sono meno seguite a livello medico, i tuoi consigli, Angelo, te lo chiedo pure a te, una rubrica utilissima, soprattutto che conferma la bontà di Capaccio nel Pallone, orientata, diciamo, certo, al concreto, all'arrosto, certo, poco fumo, certo, e tanto arrosto. Poco fumo, poco fumo. Fiore, io non so, penso di interpretare anche il pensiero dei tecnici e dei calciatori. Secondo me sarebbe carino e interessante, visto che andiamo nei mesi invernali, quando uscirà il primo e il secondo pezzo, i primi numeri praticamente, fare qualcosa appunto sulla prevenzione degli infortuni legati all'attività fatta a certe temperature. Facciamo intervenire anche Davide sull'argomento, perché è una cosa utile. Ma io fortunatamente sono abbastanza coperto, perché il presidente è anche farmacista e quindi siamo tutelati ogni domenica, ogni allenamento sotto questo aspetto, e anzi ci coccola anche con dei medicinali, con delle barrette protettive, ci dopa. Allora, dopo la classifica delle affermazioni, allora, che Dio ci aiuti, detto da un prete, di Don Carlo, 2 settimane fa, è la prima in classifica. La seconda in classifica adesso di diritto, di Filippo, che dice ci coccola con i suoi medicinali, non l'avevo mai sentita, caro dottor De Feo. Coccola dei giocatori, lasciaci stare. Va bene, Angelo, vogliamo salutare Fiore o vogliamo approfondire ancora? No, penso che è tutto chiaro. Fiore, se vuoi dire tu qualche altra cosa. No, non aggiungo nient'altro, è tutto quello che vorrei dire, lo dico. Adesso non vedrò di partire con questa rubrica, che secondo me effettivamente sarà davvero d'aiuto a tutti coloro che si troveranno, mi auguro,
pochi, accusati di quello che dice Carlo. Ho la soluzione, tu fai la diagnosi e il dottor De Feo ti dà la medicina. Perfetto, per la cura. Ok, allora va bene. Ciao Fiore. Grazie. Arrivederci, ciao, grazie. Dai Angelo, il tempo stringe, dammi i capisaldi, stavo dicendo, gli argomenti caldi, la terza categoria. Ma Carlo, detto del rilaura e del cambio tecnico, analizzato un po' la situazione della capolista, io penso che, visto che siamo comunque all'inizio, non dimentichiamo, la capolista, il Caputacque, punteggio pieno dopo tre partite, riposerà, quindi starà al balcone, penso che osserverà due partite fondamentali nel prossimo turno, che sono, a mio parere, Licinella Atletico Saracena, quindi 7-6 punti, seconda contro terza, anche se a pari merito. Un'altra partita interessante è Cafasso Vuccolo Maiorano, Davide. Sì, due partite sicuramente importanti da visionare, visto i valori tecnici alti delle quattro squadre impegnate, e da visionare soprattutto perché speriamo di mantenere, nonostante il turno di riposo, il primato in classifica. Magari un bel pareggio tra Cafasso e Vuccolo e tra la Cinella e Atletico Saracina potrebbero consentirci questo. Quindi io da fuori adesso faccio una domanda a tutte e due, a te perché le incontrate, ad Angelo come esperto. Questo Tempalta ancora fermo un punto, ogni anno la squadra da battere insieme a fa e parte sempre male. Che squadra hai vissuto domenica e una tua disamina sul Tempalta in generale? Ma la squadra c'è, secondo me è buona, aveva anche delle assenze domenica, a iniziare dal portiere, ma mancava il difensore. Poi ha acquistato un nuovo calciatore che è Antonello Giuliano, che ha giocato con me ad Agropoli, che ha vinto il campionato, sì, Giuliano, da titolare con Tudisi. È un signor giocatore a cui vanno i miei migliori auguri, e ciò rimanda anche al discorso fatto prima di una terza categoria che va sempre più livellandosi a livelli sempre più alti. Angelo? Ma il Tempalta, io ho l'impressione che non sia il Tempalta di due anni fa, non sia il Tempalta dell'anno scorso, sia un Tempalta leggermente ridimensionato, anche se so che qualcosina l'hanno fatta. E poi il Tempalta, Carlo, è sempre il Tempalta, tu lo sai, è nei nostri cuori, perché certo, sono ragazzi comunque sempre eccezionali, non lo dobbiamo mai dimenticare e non dobbiamo mai smetterlo di dire. Io mi ricordo una frase bellissima dell'anno scorso: questi hanno proprio gli occhi puliti, nonostante quei bagordi che fanno con Cosimo Santomauro a casa della cugina prima delle partite, che però forse aiutava a vincere. Lasciami dire, siamo tutti tempaltesi da questo. Aspettiamo ancora l'invito per l'arrosto. Angelo, un bello analisi sul prossimo turno, le partite clou e cose come vedi, e anche qualche pronostichino, dai. Ma Carlo, se parliamo di pronostici non possiamo che parlare di Toto Capaccio nel pallone, la rubrica ovviamente del pronostico dedicata interamente alla terza categoria. Ma hai detto che ha avuto il successo, cosa? Parlaci un po' di questo. Sì, successo. Diciamo che diverse segnalazioni, diverse imbeccate, su sei risultati quattro li abbiamo indovinati, Carlo. Abbiamo praticamente fatto tombola piena, perché comunque dopo tre giornate un campionato di terza categoria non è semplicissimo farlo, ma noi diciamo ci proviamo e proviamo appunto anche a riuscirci. Un'altra cosa, Carlo, noi da presto cominceremo a fare come facevamo in passato, quindi faremo una sorta di gara interna, quindi il pronostico lo faremo in diretta dalla trasmissione, e chi vorrà potrà partecipare in questo gioco. Bello, l'anno scorso hai fatto un unplane quasi l'anno scorso, e chi vinceva sempre gola, se ti ricordi bene, puntando sul gol, che giustamente uno lo faceva. Analizziamo il prossimo turno. Sì, allora, il prossimo turno di terza categoria, come dicevamo, ci sono due scontri di alta classifica, abbiamo comunque poi complessivamente Castelcivita Versana, poi abbiamo Licinella appunto Saracena, Cafasso Vuccolo Maiorano, e queste sono le due partite che dicevamo. Poi c'è Real Laura Altavilla Silentina, un buon test per il Real Laura per capire effettivamente se si rilancia o meno. Sporting Club Battipaglia Atletico Alba, Tempalta Virtus Eredita e riposa il Caputacque. Ti sei fatto un'idea di queste nuove entrate, tipo il Virtus Eredita, l'Alba Calcio, squadre che noi ancora non conosciamo, alternano prestazioni diverse, tanti gol, per esempio l'Atletico Alba sappiamo con un bel attacco, perché ha fatto già, vedo un attimo Atletico Alba, vabbè, magari ha fatto 5 gol, pochini, però 3 li ha fatti nell'ultima. La tua Licinella, Angelo? La Licinella continua. Sì, è imbattuta, sono tre partite, diciamo in continuità come l'anno scorso. Però Carlo, approfittiamo della presenza di Davide per chiedere a lui effettivamente, dopo tre giornate, un po' tra le squadre affrontate e quelle osservate, cosa pensa di vedere nelle prossime settimane, quali valori dovrebbero emergere.
Ma penso che emergerà sicuramente il Cafasso e il Vuccolo, perché hanno delle individualità importanti. Penso che possa, credo, nel rilancio del Real Laura e del Tempalta, e spero che possa continuare così anche il Caputacque Soccer, perché noi non vogliamo fermarci, vogliamo arrivare fino in fondo e vincere più partite possibili. Assolutamente, quindi domenica voi riposerete, potreste anche rimanere ancora in testa se i risultati si incastrano in una certa maniera, però sì, diciamo, potreste essere scavalcati. Se dovessi partecipare al Toto nel pallone, fammi un pronostico, glielo chiediamo. I due big match, dai. I due big match, dai. Allora, mi fai un pronostico secco su Cafasso Vuccolo Maiorano e Licinella Atletico Saracena. Però Carlo, aspetta Davide, però non facciamo i fuori. Non da tifoso. Non quello che auspichi, quello che pronostichi. Ma credo nella vittoria della Licinella sull'Atletico Saracena, perché farà valere il fattore campo, che lì a Spinazzo è una bolgia a giocare per il tifo e per il fortino che è diventato lo Spinazzello, e credo che invece ci sia realisticamente la possibilità di vedere un pareggio scoppiettante tra Vuccolo e Cafasso. Quindi uno Licinella X, uno X. L'attenzione ti tocca, Davide. Dopo essere sceso in terza categoria, pensi di rientrare nel grande giro del calcio? Penso di sì, e come ti ho detto prima, mi auguro che ci possa essere un progetto forte con il Caputacque di Luigi De Fè. Alla grande, ottimismo, con l'ultima sigla di Carmine. Mi fai sentire solo quella poi della che avevamo per Ho Fatto, no, per Ho Fatto Gol, sì, quella di Ho Fatto Gol, così la facciamo totale. Ti auguriamo di rientrare nel calcio che conta con questa sigla che richiama proprio il calcio di qualche anno fa. Gianni Petrizio, che va per la sessantina, dovrebbe ricordarsela. Quando qualcuno ha fatto gol, ti risulta qualche gol bellissimo che è stato fatto, magari il più importante? No. Eccola la vera domanda di tensione. Davide è prontissimo a seguire i nostri dettami. Angelo, concludiamo il discorso sulla terza e poi diamo appuntamento alla prossima volta. Ma che dire, terza categoria, terza forza, la nostra Serie A. Noi saremo tutti sui campi a seguire queste partite. Carlo, tra l'altro, Davide ha fatto riferimento prima al pubblico dello Spinazzello. Ieri ad Altavilla c'erano più di 50 tifosi dell'Licinella, una squadra veramente che sta portando avanti questo progetto. Ma noi l'avevamo detto, anzi lo stesso presidente De Feo, con il quale intratteniamo ottimi rapporti, mi riconosceva questa cosa, diciamo: ti devo dare atto che effettivamente avete creato un progetto e lo state portando avanti, quindi diciamo tutto in regolarità. Il pubblico della Licinella attualmente vince il premio per affezione, addirittura anche in trasferta una domenica, dove magari i ragazzi escono il sabato, la domenica dopo il recupero vorrebbero fare. Angelo, a te per i saluti, la terza categoria è tua, salutiamo tutti quanti e vediamo un po'. Vai Carlo, salutiamo tutti gli spettatori di Cilento Channel, i radioascoltatori, perché ricordiamo la trasmissione che sarà comunque mandata anche sulle emittente televisiva 636 del digitale terrestre, già stasera alle ore 21, e in replica anche domani alle 14:30. Quindi per chi vuole approfondire su questi argomenti può tranquillamente seguire la trasmissione. Ricordiamo che noi ritorniamo appunto anche lunedì prossimo, e quindi ci vediamo tra una settimana. Con il nome magari dell'allenatore dello sciate, perché magari già avrà esordito. Ringrazio Davide Di Filippo, ringrazio l'ottimo Gianni Petrizio, ringrazio Andre Giaccio, che sicuramente farà il miracolo di montare tutta la trasmissione stasera. Salterà qualcosa sicuramente. Ringrazio il regista Carmine Nigro, ringrazio Angelo per le chicche, per la professionalità, per essere stato nei tempi, che dove io giustamente nella prima parte mi sono molto dilungato. Ciao.